Radio Radicale, siamo col professor Gaetano Quagliariello per parlare con lui della polemica che ha riguardato Elon Musk, che ha criticato la magistratura italiana. Su questo è intervenuto il Presidente della Repubblica, tutelando la sovranità nazionale. Allora, è giusto che questa polemica sia arrivata a questi livelli? Ricordiamo che, e lo dico anche al professor Quagliariello, che si occupa di politica internazionale di Francia, che nel periodo dell'insediamento del governo Meloni ci fu una polemica con un ministro francese che fece degli apprezzamenti sulla tenuta democratica del governo che si stava insediando. Allora, è stato giusto alzare il livello della polemica? Qual è la sua valutazione? Ah, guardi, io ho questo tipo di valutazione. Distinguerei tra il momento in cui la polemica è stata innescata e il momento nel quale è poi intervenuto il Presidente della Repubblica. Sono due momenti distinti. Francamente, l'innesco della polemica non lo comprendo. E le dico subito perché. Lei ha giustamente detto che c'è stato in passato un ministro e tante altre volte, e in quel caso c'è stato chi ha ricordato che istituzionalmente esiste, diciamo, un comportamento che bisogna tenere e che, tra le altre cose, prevede la non ingerenza negli affari interni di un altro Stato. E questo è sacrosanto. Però Elon Musk, al momento, capisco perfettamente che ha partecipato attivamente alla campagna elettorale, eccetera, eccetera, però è un libero cittadino non italiano che esprime, diciamo, dei giudizi, non ha un incarico istituzionale. Probabilmente il suo status cambierà forse dopo il 20 gennaio, ma è tutto da vedere. Al momento evidentemente non si capisce perché dei personaggi politici italiani debbano, insomma, commentare e dare così tanta importanza e rilevanza a quello che è un parere su cui si può avere qualsiasi tipo di idea e di giudizio di un libero cittadino straniero. A me è sembrato un fuor d'opera. Poi, dopodiché, ovviamente, nel momento in cui la polemica scoppia e riempie, diciamo, le pagine dei giornali, è evidente che il Presidente della Repubblica ne deve tener conto. Quindi la mia non è una critica assolutamente al Presidente della Repubblica, ma mi è sembrato fondamentalmente una esagerazione questo tipo di polemica. D'altra parte, perché i dati istituzionali contano, cioè non è che c'è soltanto, tra virgolette, la cosiddetta costituzione materiale, no? Per cui, ecco, materialmente sappiamo che Musk è un personaggio importante, ma valgono anche i riferimenti istituzionali. Io, insomma, ricordo che pochi mesi fa, non tanti mesi fa, cioè, no, forse un anno fa, qualcosa del genere, Elon Musk sul tema della crisi demografica espresse un giudizio molto simile a quello espresso dal ministro Lollobrigida. Ora, anche in quel caso la si può, ma quanti ritenevano quel giudizio sbagliato, addirittura, diciamo, discriminatorio, se la presero col ministro? Di Musk non parlò nessuno, eppure era già un personaggio pubblico. Ecco, perché ora questo cambio di registro? Cioè, aspettiamo che Musk diventi, se lo diventerà, personaggio con delle responsabilità istituzionali. E allora evidentemente gli chiederemo di rispondere a ciò che il suo ruolo richiede. Prima è un cittadino straniero come tanti. Da docente universitario, da docente di storia contemporanea, lei riesce a immaginare quale sarà il rapporto
tra la politica italiana e la nuova amministrazione Trump. Qualcuno dice che il vero presidente degli Stati Uniti sarà Trump. Sarà Musk. Allora, lei vede questa cosa oppure... Io credo che Musk sia stato molto importante per la campagna di Trump, perché non soltanto per l'appoggio materiale che gli ha dato, ma anche perché fondamentalmente gli ha dato una prospettiva verso la nuova frontiera, ha dato a quella posizione politica un aggancio con il futuro, e secondo me l'ha molto, tra virgolette, attualizzata, e questo spiega ad esempio perché Trump ha avuto tanto successo tra i giovani. Non sono affatto certo che il rapporto tra Musk e Trump per tutti e quattro gli anni sarà quello che c'è attualmente. Questa è una cosa che... Anche perché la nomina, si parla di una nomina che nella squadra di Trump, utilizzo questo termine, che durerà soltanto 2 anni. Cioè gli ha fatto un contratto a 2 anni come... Vedremo. Grazie al cielo le istituzioni americane hanno un sistema di check and balance molto molto forte, e poi infine, quindi non solo questo, ma poi immaginare quale sarà il rapporto con l'Italia, questo è veramente, bisognerebbe avere la palla di cristallo. Io posso dire una cosa: non sarà un rapporto facile con l'Europa, e probabilmente la nuova amministrazione proverà a dividere l'Europa. E per questo che, tra le altre cose, io vedo una grande miopia in quegli europeisti che oggi, mi riferisco per esempio nella vicenda Fitto, privilegiano i conflitti interni all'Europa e non pensano che invece bisognerebbe in qualche modo includere. E se ci sono posizioni che in passato sono state molto critiche e che oggi iniziano a dialogare con l'Europa, io credo che bisognerebbe costruirgli ponti e non abbatterli. E ragionerei in questo senso, anche se questi ponti si dovessero costruire dall'altra parte, cioè non sul versante, tra il centro e la destra, ma dall'altra parte, perché credo che, ecco, il futuro dell'Europa non sarà né facile né scontato, non lo era già prima, e l'amministrazione Trump certo lo renderà ancora più difficile. L'ultima cosa: perché Trump è così interessato all'Italia? Per il rapporto che ha con Giorgia Meloni, per altri motivi, o forse per quello che diceva lei, che forse è il paese che si presta più a cercare di dividere gli europei? Ma io penso questo, guardi, innanzitutto Trump ha parecchi rapporti in Italia, con Zizavi ha anche un rapporto molto forte con Giuseppe Conte, no? Quindi non è soltanto... Questo forse ha spinto Giuseppe a non esporsi. Sì, e credo che il rapporto con la Meloni sia più con Musk che non con Trump, perché la Meloni ha avuto un buon rapporto anche con l'amministrazione Biden. Quello lo cerca più Salvini. Esatto, almeno appunto a parole. Detto questo, la ragione a me sembra in ogni caso abbastanza semplice, no? L'Italia si trova in un periodo, strano della sua storia. Non gli era mai accaduto di rappresentare tra i grandi paesi dell'Europa, soprattutto tra i grandi paesi fondatori, il sistema politico più stabile. E oggi, avere un rapporto con il governo
tedesco è fondamentalmente inutile, perché si sa che insomma, entro i prossimi sei mesi il governo non sarà quello. E non ci sarà nemmeno Scholz, probabilmente. Esattamente. E anche, diciamo, il governo francese si presenta come una creatura effimera che fondamentalmente è in vita per grazia ricevuta, perché non gli presentano una mozione di censura contro. Vede, questo è un altro particolare dell'Europa. L'Europa è stata per tanto tempo l'asse franco-tedesco. Non era mai accaduto che Germania e Francia, i sistemi politici di Germania e Francia, entrassero in crisi contemporaneamente. Bene, è un premio anche alla stabilità italiana. Io la ringrazio per queste valutazioni più attente e meno superficiali di tante che abbiamo sentito in queste ore. La ringrazio per la sua disponibilità, grazie al professor Gaetano Quagliariello, con il quale abbiamo parlato della bufera politica che si è abbattuta sulle parole di Elon Musk sui magistrati italiani, sulla quale è intervenuto anche il Presidente della Repubblica. Grazie, professor. Grazie a lei.